Israele. Boker Tov a tutte, Boker Or, in questo giorno 24 di Tishrei, giorno non definibile a parole, l'indomani di Simchat Torah, che la gioia di Simchat Torah, che malgrado tutto, dove ci siamo superati e abbiamo cercato, malgrado tutto, di fare Simchat per Hashem, per la sua Torah, e tutte le preghiere, le decine, migliaia di forse milioni di Tehillim che sono stati pronunciati da tutti noi in tutto il mondo, che salgano direttamente da Kadosh Baruch Hu, che portino la pace, che portino la serenità, che portino conforto e aiuto alle 700 famiglie che devono seppellire i loro cari e che hanno pagato il prezzo più caro possibile immaginabile in Amen, questa beamen. atroce guerra, che Hashem gli dia la forza a loro e a tutta Israele. Oggi, ieri in realtà abbiamo ricominciato la Torah da Bereshit, ieri però ovviamente non potevamo vederci via Zoom, dunque riprendiamo dall'inizio, ovviamente non vi leggerò tutti i Rashi, tutti i Psukim, ma la parte più importante e soprattutto l'inizio. Primo pasuk della Torah. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. In principio Hashem creò il cielo e la terra. Non possiamo non studiare insieme, e oggi in particolare, questo primo Rashi, che è tremendamente attuale, anche se si trova Rashi che spiega la Torah data più di 3 millenni fa, Rashi stesso ci ha dato questa spiegazione più di un millennio fa, e guardate quanto è attuale. Rashi 1 della Torah. La Torah avrebbe dovuto avere inizio con Shmot 12:2, prima mitzvah della Torah data al po al, al dunque primo dei che è la mitzvah di Rosh Chodesh, che è la prima mitzvah data a Israele in quanto popolo. Questo sarà per voi il primo dei mesi. Questa Torah, questa mitzvah data, come dicevo, al popolo ebraico, quanto popolo, doveva essere l'inizio della Torah. Se ovviamente si concepisce il libro della Torah essenzialmente come il libro della legge. Dunque, essendo il libro della legge, bisognava cominciare con la prima legge data a Israele in quanto popolo. E come riportato anche nei Teilim 111:6. Dunque, domanda, per quale ragione allora comincia col racconto della creazione e non con questa prima mitzvah? Perché è scritto, e qui andiamo, come dicevo, ai Teilim 111:6, Hashem ha mostrato al suo popolo la potenza delle sue opere al fine di poter dar loro l'eredità delle nazioni. Cioè, perché Hashem dare Eretz Israel in eredità al popolo ebraico. Ciao René, ciao carissima. Siamo al primo passo della Torah, primo Rashi. Infatti, e qui, ascoltate bene, parola per parola, cosa ci spiega Rashi? Se i popoli del mondo dicessero a Israele: voi, israeliani, siete dei predoni, dei ladri, degli oppressori, vi dice qualcosa? Perché avete preso con la forza le terre appartenenti alle sette nazioni, cioè i popoli che abitavano il paese di Canaan appunto prima della conquista, allora voi potrete e dovrete replicare: tutta la terra appartiene a Kadosh Baruch. È lui che l'ha creata e l'ha data a chi parve giusto ai suoi occhi, con un atto poi della sua volontà, l'ha tolta a loro e l'ha data a noi, come riporta il Midrash Bereshit Rabbah, che è un'interpretazione, ragazze, particolarmente profonda e convincente della struttura del libro di Bereshit, dove anche secondo i migliori esegeti moderni i capitoli della creazione della storia primitiva sono da intendersi come il proemio della storia di Israele, concepito come il centro dell'universo
è il fine stesso della creazione di Hashem. Come vi dicevo anche l'ultima lezione, quando vi dicevo che ci sono state, allora, che 10 cose sono state create nel crepuscolo prima di Shabbat, parlavamo della tomba di Boshe, e questo 10, e 7 cose prima ancora di aver creato il mondo, di cui la Torah. Hashem guarda nella Torah e crea il mondo. Per la Torah data al popolo di Israele, Hashem ha creato il mondo. Dunque, se il mondo esiste, è a una condizione. La condizione è che Bnei Israel attuano la Torah. Dunque, attuano la Torah, ma anche importante dove, perché come Hashem ha voluto darci la Torah e che noi dobbiamo in questa Torah applicare tutte le sue leggi, ci sono una gran parte di leggi che possono essere applicate solo e soltanto nella terra scelta da Hashem per darcela in eredità. Dunque, ancora una volta, la Torah comincia con Bereshit, Hashem creò il cielo e la terra, e non con la prima mitzvah che il popolo ebraico ricevette, cioè la mitzvah del primo del mese, scritta in Shmot 12:2. Perché? Perché, come abbiamo ben spiegato, ben letto, il proemio della storia di Israele, dunque tutto è parte da Am Israel, e quando verranno nel corso dei millenni a pretendere che Eretz Israel è loro e non nostra, voi avrete una risposta. Primo passo della Torah. Eretz Israel non è vostra e non è nostra, perché tutto appartiene ad Hashem. Hashem ha voluto darvela a voi in primo luogo, e poi, visto che è sua e quello che gli appartiene, e poi ha scelto di darla a noi. E dunque, poi ovviamente abbiamo tantissime altre spiegazioni di Rashi. Rashi è molto lungo, molto complesso, molto importante, ma però, visto che voglio arrivare anche ai Rashi di oggi, faccio una sintesi. Dunque, Hashem creò, non è scritto creò Hashem, perché all'inizio gli venne in animo, questo Rashi sempre primo, di creare il mondo, ponendolo sotto la legge della giustizia. Dunque, secondo il rigore, la Gvurah, che studiamo già 2 o 3 anni, Chassidut e Tanya, però vide che non avrebbe potuto sussistere secondo appunto il rigore, perciò premise la legge della misericordia e la congiunse a quella della giustizia. Sempre secondo il Midrash Bereshit Rabbah, secondo la dottrina rabbinica appunto tradizionale, l'agire di Hashem è regolato da due leggi o due misure, chiamiamole midot, di cui Hashem decide di volta in volta il prevalere. Una, la giustizia, il rigore; l'altra, la bontà, la misericordia. Dunque, in ordine alla creazione, non può prevalere che la misericordia, perché altrimenti il creato non potrebbe sussistere al cospetto della giustizia divina. Come dicevo prima, appunto, della registrazione, è vero, abbiamo sbagliato, c'è stata una diffamazione del giorno di Kippur, diffamazione di Hashem, della Torah, c'è stata mancanza di Ahavat Israel, ma tu, Hashem, non agire come appunto hai promesso, secondo rigore e giustizia, ma agisci, ti supplichiamo, secondo misericordia, e perdonaci, e vienici incontro. La terra era turbamento, le tenebre erano sulla superficie dell'abisso, e l'alito di Hashem aleggiava sulla superficie delle acque. L'alito di Hashem, allora, qui si riferisce al trono della gloria di Hashem, che è il luogo da cui HaKadosh Baruch Hu regna, stava appunto nell'aria, e aleggiava sopra la superficie delle acque per mezzo dell'alito della bocca di HaKadosh Baruch Hu e del suo comando, come una colomba che aleggia sopra il nido. Quando si parla di colomba, ovviamente subito si pensa alla pace, e che Hashem porti pace, la colomba che con la foglia di ulivo, che annuncia a Noach, dopo che il mondo è stato distrutto dal diluvio universale, basta, puoi scendere. Così presto che Hashem ci porti la pace ultima
nel mondo e nel popolo ebraico del mondo. Hashem disse: vi sia luce, e vi fu luce. Poi Hashem vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre. Allora, qui Rashi porta la Gadà e dice: Hashem vide che i Reshaim, gli impi, non sarebbero stati degni di godere della luce. Ecco perché la pose in disparte per i tzadikim in vista del tempo futuro. E qui abbiamo anche il Midrash, anche la Gemara Masechet Chagigah. A proposito del Midrash, anche del Salmo 27, i nostri maestri insegnano che HaKadosh Baruch separò dalle tenebre la luce primordiale, tenendola in serbo per i tzadikim in vista del secolo futuro. Dunque, la luce primordiale che risplendette nei 7 giorni della creazione non può essere quella degli astri, creati, come vedremo, appunto, solo non è la luce creata al quarto giorno, ma una luce molto particolare messa in riservo nel mo per il mondo futuro per i tzadikim. Ok, poi Rashi continua, dice, secondo il senso letterale del testo, Hashem vide che la luce era buona, non era opportuno che essa e le tenebre operassero insieme in modo confuso, perciò fissò il dominio dell'una nel giorno e dell'altra durante la notte. E qui, vabbè, Bereshit Rabbah e qua. Hashem chiamò la luce giorno e le tenebre chiamò notte, e fu sera e fu mattina il primo giorno. Ok, perché chiede Rashi, gli altri giorni è scritto secondo giorno, terzo giorno, quarto giorno, invece qui giorno 1, perché HaKadosh Baruch Hu era allora, appunto nel primo giorno, unico nel suo mondo, dato che gli angeli furono creati solo nel secondo giorno. Così ce lo spiega il Midrash. E nel primo giorno non fu creato nulla, perché non si dica Michael stendeva il firmamento nel meridione e Gavriele nel settentrione, mentre HaKadosh Baruch Hu fissava nel mezzo le sue misure. Ma appunto sono io, Hashem, che ho fatto tutto, che ho spiegato i cieli e da solo ho disteso la terra. Chi era come me? E qui Ishaya, che ritroviamo anche qua, Shebari, Ishaya ben Ishaya, Yosef ben Rachel, Chiara, Menken e Razzon. Ah, che si trova anche in Israele, c'è 44-24. L'acqua, che tenga separate le acque dalle acque, firmamento fece Hashem il firmamento, separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento, e così. E così. Vado avanti perché c'è tanto da spiegare, ma non voglio arrivare anche a Sheni. Hashem chiamò appunto il firmamento giorno, cielo, perdon, e fu sera, fu mattina, secondo giorno. Allora, cielo vuol dire porta acque, Shamaim, infatti Shamaim è composto da Sa-Maim, porta acqua, la sette portare, Maim è acqua, dunque Sa-Maim porta acqua, o Sham-Maim, là le acque. Dunque Hashem mischiò l'una e le altre e fece i cieli. Poi, cosa disse Hashem? Si raccolgano le acque sotto il cielo in un solo luogo, appaia l'asciutto, perché erano distese sulla superficie, dice Rashi, di tutta la terra. Hashem le riunì nell'oceano, che è il più grande di tutti i mari. Poi Hashem chiamò l'asciutto terra, e la raccolta delle acque chiamò mari. Abbiamo detto, ma non vi era forse un unico mare, dice Rashi, pone la domanda, ma il sapore del pesce, dice Rashi, che è pescato nel mare di Acco, non è uguale al sapore del pesce che è pescato nel mare di Aspamia. E qui, dunque, cosa afferma Rashi? Che l'oceano è diviso in realtà in tanti mari, che anche quando sono comunicanti fra di loro, possiedono in realtà caratteristiche proprie differenti. E poi Hashem disse: si raccolgano le acque che sono sotto il cielo in un solo luogo, appaia l'asciutto. E, come dicevamo, la raccolta dell'acqua chiamò mari, e Hashem vide che era cosa buona. Poi disse: la terra produca germogli, si riempia, cioè, e si ricopre di un manto di erbe, e alberi da frutto che fanno frutto, in cui è il seme, ciascuno secondo la propria specie. E qui anche a proposito di alberi da frutto, ora ci spiega che il sapore dell'albero è lo stesso del sapore del frutto,
però la terra non fece così, e perciò quando Adam, appunto, poi col peccato fu maledetto per il suo peccato, anche la terra fu punita a causa del suo peccato e fu maledetta, e perché trasgredì un comandamento. E, ok, dunque vediamo poi la differenza. La terra produsse germogli, erbe che producono semi, ciascuno secondo la propria specie, alberi che fanno frutto in quel seme, ciascuno secondo la propria specie, Hashem vide che era cosa buona. Fu sera, fu mattina il terzo giorno e arriviamo al quarto giorno. Abbiamo i luminari, che ci siano luminari, dunque Rashi dice che erano stati creati nel primo giorno, ma nel quarto Hashem comandò loro di stare sospesi nel firmamento, come poi sviluppato nel Masechet Chagiga 12a. Allo stesso modo, tutti gli elementi del cielo e della terra furono creati nel primo giorno, ma ciascuno di essi fu fissato al suo posto nel giorno in cui Hashem lo decretò, in riferimento appunto a quello che è scritto con Et, la terra, per includere dunque anche gli elementi della terra. Allora, il termine nominare, come vedremo poi nel testo, è scritto senza la lettera Vav, perché quel giorno era un giorno di maledizione, in cui la difterite può prendere i bambini. E qui andiamo. Ok. Afferma che il terminale meorot, luminare, che in questo testo manca nella lettera Vav, può essere letto meerot, maledizione. Dunque, meorot, luminari, con la lettera maor, ma meerot, Dio non voglia, maledizioni. E infatti nel quarto giorno della settimana erano soliti digiunare, perché la difterite, come dicevo, non prendesse i bambini. Questo l'abbiamo visto anche nel Masechet Taanit 27. Allora, dunque, separare, abbiamo detto, separare il giorno e la notte. Questo avvenne dopo che fu riposta per i giusti, per i tzadikim, la luce primordiale di cui abbiamo parlato prima. Dunque non è la stessa luce, ma nei 7 giorni della creazione, alla luce le tenebre primordiali operarono insieme sia di giorno che di notte. Allora, quando i luminari si eclissano, costituisce un brutto presagio per il mondo. E qui lo vediamo anche nel Masechet Sukkah 29a, nel Bechilta, come scritto: non abbiate paura dei presagi del cielo, in Irmia 10:2. Quando compite la volontà di Hashem, come dicevamo prima, non dovete preoccuparvi di nessuna calamità. Ma quando purtroppo, appunto, il contrario, sì. Ok, andiamo avanti, Passuk 15, velocemente. Servano da luminari nel firmamento. Hashem fece i due grandi luminari, che, come ben sappiamo, furono creati di uguale grandezza, ma poi la luna fu rimpicciolita perché si lamentò, disse: due re non possono fare uso della stessa corona. Questo lo vediamo nel Masechet Hunin 60b, che la luna disse a Kadosh Baruch Hu: tu sovrano del mondo, è possibile per due re fare uso della stessa corona? E allora Hashem rispose: ok, hai ragione, va e diventa tu più piccola. E dunque Hashem li pose nel firmamento per far luce sulla terra, per governare il giorno e la notte, per separare la luce delle tenebre. Hashem vide che era cosa buona, fu sera, fu mattina, quarto giorno. Arriviamo al quinto giorno. Hashem disse: brulicano, brulichino le acque di un brulichio di esseri viventi e volatili, volino all'intorno, sopra la terra, sullo sfondo del firmamento del cielo. E allora poi Rashi ovviamente entra nei dettagli, che però in questo momento non possiamo soffermarci. Hashem creò i grandi mostri marini, tutti gli esseri viventi, guizzanti, che brulano nelle acque secondo le loro specie, tutti i volatili alati, e vide che era cosa buona. Li benedisse dicendo: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite le acque dei mari, e i volatili si moltiplicano sulla terra. Moltiplichino, pardon. Fu sera, fu mattina, al quinto giorno. Arriviamo al sesto. La terra, disse Hashem, produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili, bestie selvatiche, sempre secondo la loro specie. E vide Hashem che fu cosa buona, e arriviamo all'ultimo, alla creazione dell'uomo.
Cosa disse Hashem? Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare, sui volatili del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano attorno alla terra. Da qui i nostri rabbini hanno appreso l'umiltà di HaKadosh Baruch Hu, e vediamo subito come. Siccome l'uomo fu creato a somiglianza degli angeli, allora avrebbero potuto invidiarlo. Cosa fece Hashem? Si consultò con loro. Poi tutto questo concetto è molto sviluppato nella Gemara Masachet Sanhedrin 38b e nel Bereshit Rabbah nel Midrash. E dunque, cosa vediamo? Dunque Hashem ha la mano destra e la mano sinistra, riportando Micah, significa che gli uni stavano al lato destro per sostenere la difesa, gli altri al lato sinistro per sostenere l'accusa degli angeli, parliamo. E anche qui Hashem ottenne dalla sua corte il permesso di creare l'uomo a sua immagine, dicendo agli angeli, vivono nel mondo superiore, esseri fatti secondo la mia somiglianza. Se non vi saranno esseri fatti secondo la mia somiglianza anche nel mondo inferiore, ecco che nascerà invidia tra le opere della creazione. E così, ecco perché si consultò con gli angeli, dice, sopra ci sono a mia immagine, devono essere anche su. Facciamo l'uomo, dunque, anche se gli angeli non assistettero a Hashem nella formazione dell'uomo, perché in effetti fu solo Hashem a creare l'uomo, e sebbene questa espressione possa fornire agli eretici un sostegno per le loro opinioni, la Torah non ha voluto astenersi dall'insegnare la giusta condotta e la virtù dell'umiltà. Il maggiore dovrebbe sempre consultare e ricevere permesso dal minore. Infatti, se fosse scritto farò l'uomo, non avremmo imparato che Hashem aveva parlato con il suo consiglio, ma solo con se stesso. E a confutazione appunto degli eretici è scritto Hashem creò l'uomo e non crearono. Dunque, facciamo l'uomo, e qui Hashem che si consiglia, e da qui l'umiltà di Hashem, e da qui l'importanza nella vita sempre di chiedere consiglio anche da persone inferiori. E però quando si parla della creazione dell'uomo, di fatto è scritto Hashem creò al singolare. Queste dunque domini sui pesci del mare, l'uomo dunque se ne sarà degno, dominerà sulle fiere e sul bestiame. Se invece Dio non voglia, non sarà degno, discenderà più in basso ancora delle fiere e del bestiame, ma saranno loro a dominarsi. Hashem, appunto, passo 27, creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Hashem lo creò, maschio e femmina li creò. Ancora una volta, a sua immagine, secondo il modello di Cherashi fatto per lui, infatti tutte le altre cose furono create con la parola, tutta la creazione, tramite la parola, e l'abbiamo poi sviluppato molto questo concetto nel Tania, vi ricordate? Ma l'uomo, a differenza di tutto il creato, fu creato con le mani di Hashem, come è scritto nei Salmi 139,5, hai posto su di me la tua mano. Dunque Hashem ha creato l'uomo proprio con la sua mano, non solo con la parola. E, ok, adesso maschio e femmina, secondo il Midrash Haggadah, Hashem creò l'uomo nella prima creazione con due facce e in seguito li divise. Questo è come spiega il Talmud Masachet Eruvin 18a. Questo, ma secondo il senso letterale, il Pasuk fa sapere che tutti e due, uomo e donna, furono creati nel sesto giorno, ma non ci spiega di Gerashi come avvenne la loro creazione, mentre ce lo spiega in un altro luogo, cioè nel secondo capitolo di Bereshit al passo 8. Hashem li benedisse l'uomo e la donna e disse loro: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sui volatili del cielo, su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Allora, volevo dare un'ultima spiegazione, però vabbè. Allora, Rashi dice soggiogatelo, tutta la creazione è stata creata in base all'uomo, cioè o per l'uomo. Dunque, e come abbiamo visto prima,
devi essere degno di tutta questa creazione che è stata creata per aiutarti ad applicare la Torah e le mitzvot di Hashem. Perché è scritto soggiogatevi, voilà? Dunque, è la prima mitzvah della Torah, vediamo qua, moltiplicatevi, ma qui è stata data al primo essere umano. La prima mitzvah data al popolo ebraico, l'abbiamo visto prima, è Rosh Chodesh, la mitzvah di Rosh Chodesh. Dunque, soggiogatevi, va nel Pasuk, manca la lettera Vav, questo per insegnarci che il maschio comanda la femmina, così che non se ne vada in giro, dice Rashi, oziosa. E, nel senso buono ovviamente della parola, dell'espressione. Inoltre si insegna che è l'uomo, la cui natura è di comandare, ad aver ricevuto l'ordine di procreare, non la donna. Dunque, ovviamente l'uomo non può procreare senza la donna, ma la mitzvah proprio non di procreare è, diciamo, dell'uomo e non della donna. Masachet Yevamot 65a, Masachet Kiddushin 34a sviluppano tutto questo concetto. Dunque Hashem disse, concludiamo la prima parte della creazione del mondo, io vi do ogni erba che produce seme, che è sulla superficie di tutta la terra, ogni albero in cui è il frutto dell'albero che produce seme, saranno il vostro cibo, tutte le bestie selvatiche, a tutti i volatili del cielo, a tutti gli esseri che strisciano sulla terra, nei quali è l'alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E fu così. Allora, noi vediamo una cosa anche molto importante che riporta Rashi, che Hashem, prima cosa, pone sullo stesso piano dell'uomo e della donna, per quanto riguarda il cibo, sì, il bestiame, le fiere, e non permise ad Adamo Arishon e a sua moglie di uccidere nessuna creatura per mangiarne la carne. Ma tutti allo stesso modo avrebbero dovuto mangiare solo ogni erba verde, come poi sviluppato nel Masachet Sanhedrin 69b. Quando però vennero i figli discendenti di Noach, lì e solo lì Hashem permise agli uomini di mangiare la carne, e lo vediamo in Bereshit 9:3, come è scritto: quanto si muove e ha vita vi servirà di cibo. Vi do tutto questo come già l'erba verde. Dunque, solo lì abbiamo avuto il permesso. Concludiamo 31, Hashem vide tutto quello che aveva fatto, era cosa molto buona, fu sera e fu mattina, il sesto giorno. Dunque, il compimento dell'opera della creazione, la lettera E è aggiunta al termine Shishi, Ha Shishi, creazione sarebbe sussistita solo a condizione che Israele avesse accettato su di sé i cinque libri della Torah, che oggi, ieri di fatto e oggi nel gruppo ricominciamo. E qui siamo a Masechet Shabbat 88a e Masechet Avodah Zarah 3a, che la lettera E nell'articolo possiede nell'alfabeto ebraico il valore numerico 5, come ben sappiamo, alludendo dunque ai cinque libri della Torah che compongono la Torah. Dunque, Ha Shishi, perché è giunta la Hei del sesto giorno, perché 6 giorni della creazione, tutta la creazione dipende dai cinque libri della Torah. Allora, e questo appunto, come dicevo, per insegnarci che Kadosh Baruch Hu si accordò con le opere della creazione, dice, se Israele accoglierà la Torah, composta appunto dai cinque libri, bene, se no, io vi farò tornare al deserto, al vuoto, al tohu vavohu. La creazione del mondo è dunque interamente compiuta solo con il dono della legge. E qui voglio sentire Rachel, secondo capitolo, passo 1. Vai. Ecco, e riceva entrata. Intanto saluto, riceva benvenuta carissima. Allora, ho fatto una sintesi. No, ci mancherebbe. Ho detto a tutte, anche solo per qualche minuto, Rivka Rossella che sta andando a donare sangue, Ruth che sta andando a preparare i cesti per i soldati, sono entrate anche loro per qualche minuto. Voi, Rachel Chiara, René, Nicole in Family, Francesca in Family, Silvia Risceva, Chaya Mushka, Esther Simonetta, che siete qua ancora, e chi è entrato invece per qualche minuto, che questo ovviamente questo shiur è ovvio, ma lo dico: è l'Irfua Shlema Asher Kol Chole Amcha Yisrael Basher Hem. לעילוי נשמת הנרצחים הקדושים
metu alki dusha shem rak beyotam yehudim teni shmatam tsurura bitzror ha'chaim yei zichram rav baruch hashem ikom damam bekarov amen ki neratzon ve'yavi geula pratit geula klalit shalom ba'aretz u'ba'olam amen ki neratzon. Secondo capitolo, Amen. vai Rachel Chiara, riprendiamo dunque il Chumash, siamo a pagina 6 o 7 in italiano e poi leggeremo insieme. Abbiamo letto insieme, ho detto tutte insieme, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve ha-aretz, il primo passuk, non abbiamo tempo di rileggere tutti gli altri passukim che sì, vi ho letto in italiano con una parte importante dei Rashi e adesso riprendiamo dal settimo giorno. Ok, Sara, io ti dico che posso leggere adesso, dopo io non ti posso più Sì, no, no, leggere. solo i Lo primi tre dico? psuchim. I Sì, perfetto. primi tre psuchim. Questi appena descritti sono gli sviluppi del cielo e della Dove stai? terra. Dove sei? Dove sei? No, Dove sei? No, seconda chiamata, scusa, ho sbagliato, seconda chiamata, no, siamo al no, no, primo, no, no. capitolo 2, scusami. Capitolo 2. Furono in questo modo portate a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Esattamente nel settimo giorno, con il riposo di Hashem, no, Hashem portò a termine la sua opera che aveva fatto nei primi 6 giorni, e nel settimo giorno cessò dal compiere ogni sua opera che aveva fatto. Allora, qui è quello che diciamo ogni Shabbat, per quello ho ripreso di proposito questi psukim, che Hashem portò a compimento nel settimo giorno, dice Rashi, riporta Rabbi Shimon, che a sua volta dice che i Bnei Israel, che non sono che sangue e carne, non sanno calcolare con precisione i loro tempi e i momenti che devono aggiungere parte del giorno profano a quello santo, no? No, perché quando si dice nella tradizione liturgica ebraica, l'osservanza del riposo sabbatico per evitare ogni possibile trasgressione è più estesa rispetto alla reale durata del giorno sacro, come poi lo spiega Masechet Rosh Hashanah Tobi, Bechilta, eccetera. Infatti, ogni Shabbat noi cosa facciamo? Aggiungiamo sempre qualche dei minuti prima, finisce Shabbat, aggiungiamo minuti dopo, perché per non trasgredire Dio non vuole per un minuto, allora andiamo sul sicuro, aggiungiamo, perché è Hashem che sa al secondo, ma non noi. Dunque, Kadosh Baruch Hu, sì, che sa calcolare con precisione i suoi tempi e i suoi momenti, entrò nel settimo giorno, il primo settimo giorno della creazione, per un filo di capello, e perciò sembrò quasi che avesse portato a compimento il suo lavoro proprio in quel giorno. Un'altra interpretazione famosissima, importantissima, di Rashi che dice: di cosa mancava al mondo? Abbiamo parlato di tutta questa creazione giorno per giorno e arriviamo al settimo giorno e dice: cosa mancava? Il riposo. Ecco quello che mancava. Venne lo Shabbat, venne il riposo. E così l'opera della creazione fu interamente compiuta. E, dunque, conformemente dunque, a questa interpretazione, cosa significa Pasuk? Hashem portò a compimento per mezzo del settimo giorno il suo lavoro, per mezzo del settimo giorno, per mezzo del riposo che rappresenta lo Shabbat. Vai, passo 3, Hashem benedisse il settimo giorno. Hashem benedisse il settimo giorno, così che in suo onore, al tempo opportuno, nel deserto, il sesto giorno scendesse una doppia porzione di manna e lo dichiarò sacro, non facendola discendere in esso, perché in quel giorno egli si era astenuto da ogni sua opera che il Signore aveva creato, perché ciò che era rimasto da fare nel settimo giorno, egli lo fece invece nel sesto. Esatto. Allora, come dice Rashi, Hashem appunto benedisse il settimo giorno con la manna. Infatti, in tutti i giorni della settimana ne scendeva una misura a testa, mentre nel sesto ne scendeva il doppio, come abbiamo visto in Shmot 16, Psukim 4 e 5. Allo stesso modo, dunque lo consacrò con la manna, infatti ne faceva scendere di Shabbat, niente, non ne faceva scendere affatto, dunque doppio di Yom Shishi e niente di Shabbat. Dunque, si riferisce al futuro, no, di questa bracha. E Hashem creò creando, che Hashem Dio creò creando. Dunque il lavoro che doveva essere fatto di Shabbat, Hashem lo fece appunto nel sesto giorno in cui svolse appunto il doppio lavoro. E poi vabbè, così poi è spiegato nel Bereshit Rabbah. E qui arriviamo alla lettura di oggi,
Ovviamente potete capire che ricominciamo oggi il ciclo dei 5 libri della Torah. Non potevamo ricominciarlo se, diciamo, tralasciando la prima parte che è la base di tutta la Torah in importanza. Capitolo 2, Passuk 4 a Passuk 20, e questo è il Chitat di oggi. Vaironi. Ma togli il muto, carissima. La seconda chiamata? Sì. Capitolo 2, passo 4, pagina 6. Questi appena descritti sono gli sviluppi del cielo e della terra, da quando furono creati nel primo giorno, in cui l'Eterno Signore, vale a dire il rigore, mitigato successivamente dalla misericordia, cresce la terra e i cieli. Quello che abbiamo visto prima, vi ricordate che Hashem voleva creare il mondo con il rigore, con la giustizia, ma ovviamente non avrebbe potuto resistere, figuriamoci. E già così con la misericordia abbiamo visto, ecco, vabbè. Allora, dunque il passo cosa ci dice? Passo 4, queste sono le origini del cielo e della terra, e Behibar'am, lo vedremo adesso subito nel testo. Allora, il testo cosa ci insegna? Che tutte le cose furono create, come abbiamo visto in due rashi precedenti, nel primo giorno. Di fatto poi, cioè la creazione teorica, chiamiamola così, il primo giorno del tutto, poi di fatto si è applicata ogni giorno quello che Hashem ha creato. Questa è una prima interpretazione. Dunque, un'altra interpretazione, questo Hibar'am, Abraham, cioè Hashem creò tutto con la lettera Hei. È scritto in Ishaya di nuovo 26:4, e per mezzo di Ka, Yud Kei, Yud e la Hei, le due lettere del tetragramma, Hashem creò i mondi. Con la Yud creò i mondi superiori, con la Hei creò i mondi inferiori. E dunque, questo poi come è spiegato appunto secondo la Kabbalah. Dunque, cosa ci insegna questo passù? Che anche che questo mondo, creato con la lettera E, allude al fatto che tutti gli esseri di questo mondo devono discendere in basso per vedere la corruzione. Infatti, questo mondo è come la lettera E, che è chiusa da tutti i lati, ma aperta verso in basso, indicando la via per la quale tutti devono discendere. E come riportato nel Masechet Chagiga e Machot. E noi abbiamo appena anche detto che tutta la creazione è stata creata, tutto il mondo, tutta la creazione del mondo, con lo scopo di dare la Torah a Ibn Israel, cioè che Ibn Israel possa attuare la Torah in Eretz Israel, e qui ci ricongiunge al primo Rashi. E dunque, quando dice Hashem Behibar'am, con la lettera E ha creato questo mondo, Hei anche ci ricollega alla Hei di cui abbiamo parlato prima, 5 libri della Torah, che era condizione dunque della creazione del mondo. Ok, dunque leggiamo tutti insieme. Ele toldot ha-shamayim ve-aretz behibar'am be-yom asot Adonai Elohim eretz ve-shamayim. Vedete che qui la Hei è scritta in piccolo, vedete? E lì tutta la spiegazione. Ok, allora vado avanti fino a parte, se c'è qualcun altro ancora che può leggere, fino a quel momento la vegetazione germogliava nella terra, ma sulla superficie della terra non era ancora comparso alcun albero del campo e non era ancora fiorita nessuna vegetazione del campo. Questo perché Hashem, che è Signore e Giudice, non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era ancora nessun uomo che riconoscesse l'utilità della pioggia e pregasse per essa a favore del suolo. Dunque, guardate ancora qui cosa vediamo? L'importanza della preghiera. Vediamolo sul testo. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. Dunque, per creare l'uomo dalla terra, salì un vapore, e dopo aver colmato le nubi di pioggia, bagnò tutta la superficie del suolo. ואדי עלי מן הארץ, וישקע את כל פני האדמה. Dopo, Kadosh Baruch Hu, diede forma all'uomo, prelevando polvere dai quattro angoli della terra
dal suolo, appunto adesso inudito, e soffiò nelle sue narici l'anima vitale, rendendolo in questo modo adatto anche alla vita futura. Così l'uomo divenne un essere intelligente e parlante, oltre che vivente. Vai tser Adonai Elohim et Adam afar min Adama, vai par pe'a par nishmat chayim, vai Adam le nefesh chaya, vai ta Adonai Elohim gan be'eden. Michele, ma se non c'è metà Adam, asher yetzar, no, sono andata avanti per sbaglio un passo avanti. Allora, noi abbiamo visto che Hashem non aveva fatto piovere sulla terra e Rashi chiede, pone una domanda: per quale ragione non aveva fatto ancora piovere? Perché non vi era nessun uomo che laverasse il suolo, non vi era qui, dunque chi riconoscesse l'utilità della pioggia. Ma quando appunto fu creato Adamo, comprese che la pioggia era necessaria al mondo, dunque pregò per la pioggia e a quel punto, solo dopo la preghiera di Adamo, la pioggia cadde e fece spuntare gli alberi e i germogli. E Hashem, Signore Dio, cosa significa? Che Hashem è il governatore, il giudice di tutte le cose. E dunque, poi abbiamo parlato di questo vapore, Hashem fece salire l'abisso, riempì d'acqua le nubi perché bagnassero la polvere da cui fu creato l'uomo. E formò Vayitzer, come abbiamo visto il termine Vayitzer, nel Pasuk 7, dunque Hashem creò, formò. Dunque due furono, dice Rashi, le formazioni, una in vista di questo mondo e una formazione in vista della resurrezione dei morti, come riporta Bereshit Rabbah. Nel caso degli animali, che non dovranno sostenere il giudizio, lo stesso verbo non è scritto con due yud, come invece vedete in questo passo che abbiamo letto, vedete? Passo 7, Vayitzer con due yud. E come formò Hashem, dunque le due formazioni, sia in vista di questo mondo che in vista della resurrezione dei monti, lo creò dalla polvere del suolo. Cosa ci spiega Rashi? Che Hashem raccolse la polvere, come abbiamo accennato, da cui fu formato l'uomo, dalla terra intera, cioè dai quattro venti, Maseret Sanhedrin 38a, in modo che in qualunque luogo sarebbe morto, la terra lo avrebbe accolto nel suo grembo come tomba, perché era via Eliezer. Questa è una prima interpretazione di Rashi. Un'altra interpretazione dice che Hashem prese la Shmot 20:24, farete per me un altare di terra. Hashem disse, infatti, possa questa terra sacra essere per l'uomo in espiazione, così che possa sussistere. Arriviamo al fatto che Hashem soffiò nelle narici dell'uomo. Dunque Hashem, dice Rashi, fece l'uomo di materia terrestre e di materia celeste. Il corpo di materia terrestre, l'anima di materia celeste. Ciò avvenne perché? Perché nel primo giorno Hashem creò il cielo e la terra, nel secondo il firmamento per gli esseri celesti, nel terzo appaia l'asciutto, sempre per gli esseri celesti, nel quarto sempre per gli esseri celesti, nel quinto brulicano le acque per gli esseri, questa volta terrestri. Di conseguenza, nel sesto, Hashem doveva creare un essere composto di materia celeste e terrestre, perché uno dicesse che uno ha più dell'altro, altrimenti appunto sarebbe sorta l'invidia tra le opere della creazione, perché alle une sarebbe stato dedicato un giorno in più che alle altre. Dobbiamo tre per gli esseri celesti, tre per gli esseri materiali, terrestri, e un giorno e uno sia per l'uno che per l'altro. Chi è questo giorno sesto? Chi è che è composto dall'uno e dall'altro, dal terrestre e dal celeste? L'uomo. Un'anima vivente, Rashi dice, anche il bestiame e le fiere sono chiamati anima vivente, avendo la vita, no? Ma quella di Adamo è quella più viva di tutte perché ha in più l'intelligenza e la parola. Andiamo al Gan Eden.
Hashem, Passuk 8, capitolo 2, piantò un giardino in Eden a Oriente e lì vi pose l'uomo che aveva plasmato. Nel giardino dell'Eden, Hashem fece fiorire dal suolo ogni sorta di albero piacevole a vedersi e buono anche di gusto. Nel mezzo del giardino cresceva l'albero della vita e l'albero i cui frutti danno la conoscenza per distinguere tra ciò che è bene e quello che è male. 8. Vaita Adonai Elohim gan be Eden ikete. Vayasem sham et Adam asher yatzah. 9. ויצמח אדם אלוהים מהאדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. E qui passiamo ai fiumi. Un fiume, legato sempre al pianeta, un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino dell'Eden. Da lì si divideva in quattro capi. Primo, nome del primo, Pishon, Nilo, quello che scorre intorno a tutto il paese di Havilah, là dove c'è l'oro. L'oro, quel paese, è buono. Lì si trovano il berillo e la pietra di Onice. Il nome del secondo fiume, Gihon, impetuoso, quindi rumoreggiante, scorre intorno a tutto il futuro paese di Cush. Nome del terzo fiume, Hidekel, il tigri, che scorre a oriente della futura Siria. Quarto, più importante, Prat, Eufrate. Da 10 a 15, Venario Zeme Eden le Ashkot et Hagan, Shami Pared, Vayale Arbara, Shema Echad, Pishon, Kua Sovevet Kol Eretz HaVila, Asher Sham Azav, Uzahav Haaretz Ahi, Tov, Sham Havdolach, Ve'Even HaShoham, Veshem Anar Sheni, Gihon, Kua Sovevet Kol Eretz Kush. ושם הנער השלישי, חידקל, הוא הולך קדמת אשור, והנער הרביעי, הופרט. ויקח אדוני אלוהים את העם, allora, ויניחהו בגן עדן עמדה שמה. קונקלודיאמו, גולטימי תרי פסוקים, השם, קומפרול אינביטן, פרסואזה לואומו עד אנטררן אל ג'רדין, יד אצ'טארן אימפניו קונסו, וכואנדו לואומו קונסנטי, לו פוזן אל ג'רדין, così che servisse Hashem compiendo i precetti positivi e osservasse quelli negativi, come riportato da Midrash. HaKadosh Baruch Hu diede ordine all'uomo, dice: tu puoi mangiare a piacimento da ogni albero del giardino, ma dall'albero i cui frutti danno la conoscenza per distinguere tra ciò che è bene e male, da esso non ne mangerai, perché nel giorno in cui ne mangerai, di certo morirai. Vaikach Adonai Elohim et Adam vayanicheu began Eden leovda ul shomra. Vaitzav Adonai Elohim al Adam lemor. Mikol etz hagan achol toche, umeetz hada tov vara lo tochal mimen, ki beyom acholcha mimen mot tamut. Vayomer Adonai Elohim lo tov veyot Adam levado, esse lo ezer kenegdo. E Hashem, se concludiamo, disse: non è bene per il creato che l'uomo rimanga da solo, gli farò un aiuto adeguato a come lui si comporta. Hashem aveva creato e formato dal suolo ogni genere di animale selvatico, dal fango ogni uccello dei cieli, e immediatamente li condusse dall'uomo per vedere che nome li avrebbe assegnato. Comunque, l'uomo avesse chiamato ogni creatura vivente, quello sarebbe rimasto per sempre il suo nome. Vayitzer Adonai Elohim min ha'adamah kol chayat ha'shadeh kol of ha'shamayim vayaveh el ha'adam lirot vayikre lo vechol asher ikra lo adam nefesh chaya ushmo. Allora, notate come. Allora, guardate il passuk 7. Vedete, Hashem formò l'uomo, Vayitzer, e abbiamo due. Qui, passuk 19, parliamo invece, come abbiamo appena letto, degli animali, ogni genere di animale selvatico, come è scritto, Vayitzer con un aiuto, perché da noi c'è anche la Neshama, quello che non c'è negli animali. Chazak Baruch, ragazze, oggi ci siamo impegnate in modo particolare, uno sforzo veramente notevole, ma
con quello che i nostri fratelli stanno passando, mi sembra anche il minimo da parte nostra. Ok, ovviamente ci sono tanti altri rush che avrei potuto soffermarmi, ma purtroppo non abbiamo avuto il cioè, ho comunque voluto fare una sintesi. Allora, noi abbiamo oggi Tania di oggi. Tania di oggi, vi dico subito a che pagina. Allora, capitolo 24 dell'Igeri Takotis. Dunque, oggi abbiamo tutto il capitolo 24, che vi riassumo molto brevemente. Parla proprio il punto, perché chi, ecco, chi non è abituata al nostro corso del mattino del Kitat, allora siamo senz'altro a leggere alla Yomio e Humash Rashi. Dunque, tutti i psukim, sei da domenica d'inizio fino a Sheni, lunedì da Sheni a Shlishi, martedì da Shlishi a Revi e così via. Tutti i psukim, leggerli, tutti i Rashi, leggerli in ebraico e capire. Questo quando si può. Noi ovviamente facciamo una parte in ebraico, una parte in italiano, non avendo il tempo di fare tutto, perché avremo bisogno di 2 ore. Però chi può è in giornata, mi raccomando, ovviamente può rifarsi. E della parte in ebraico dei Rashi, per esempio. Poi il Tan bisogna leggere parola per parola, pronunciarla e capirla, e così Tehillim del giorno. Dunque, però, come oggi che ci sono stati tantissimi psukim, soprattutto che ci siamo rifatti anche di ieri, allora quando mi soffermo più su Humash, allora vado più in sintesi sulle altre materie per equilibrare un attimo. Dunque, oggi molto molto brevemente, ecco, Shulamit Daniela Graziella, Bat Ida Virginia, Shtivria, che anche lei si ricongiunge in questo giorno così importante. Abbiamo concluso adesso tutta la parte di Humash e siamo al Tanya di oggi, che parla dell'importanza, ovviamente, come dicevo, molto in sintesi, dell'importanza della tefilla e di come essere, dovrebbe essere fatta con il massimo rispetto, concentrazione e via dicendo. Perek intero, che vi riassumo in 2 parole. Vai, perché sì, il Teilim oggi lo facciamo con una kavanah molto particolare oggi, dunque anche questi tutti Teilim che siano con una kavanah particolare. Vai René, quali sono i Allora, Prachim di oggi per i oggi? Tehillim siamo il 24-25 e andiamo dal Perek 113 a 118 compreso. Fantastica. Ti ricordi quali sono? Quando è che li leggiamo questi Prachim? Lo sapete tutti in realtà, sono i capitoli, ecco anche Rossella, Sheti e Bria, sono i capitoli dell'Allel che abbiamo per 8 giorni o 9, quindi pronunciato giorno per giorno, ogni mattina ringraziando Hashem, l'Allel, e in questo giorno dove ovviamente siamo tutti in lutto per le 700 vittime trucidate a morte solo e soltanto per il fatto di essere ebrei. E dunque, come dicevo anche prima, che Hashem dia molta forza a tutte queste famiglie di sormontare l'insormontabile, il dolore insormontabile, che protegga tutti i nostri Hayalim, ognuno dove si trova, e tutti noi a Israel dove ci troviamo, nel mondo. Amen che ne razzò. Lodate, o servitori di Hashem, vai René, leggici in italiano, Lodate, tutti insieme in ebraico. o servitori di Hashem, lodate il nome di Hashem. Halleluja, Hallelu avde Adonai, Hallelu Echem Adonai. Sia benedetto il nome di Hashem, da ora e per l'eternità. Yehi Shem Adonai Mevorach Me'atta Ve'adolam. Da oriente dove sorge il sole, fino a dove tramonta, è lodato il nome di Hashem. Mimizrach Shemesh Ad Mevo'o Mehullal Shem Adonai. In alto, sopra tutte le genti, è Hashem al di sopra dei cieli e la sua gloria. Ram Al Kol Goim Adonai Al Hashamayim Kevodo. Chi è come Hashem, nostro Dio? Chi siede tanto in alto? Mi Kadonai Eloheinu Hamagbi Lashavi. E chi si abbassa per guardare nel cielo e sulla terra?
Egli solleva il bisognoso dalla polvere, dalle immondizie, solleva il povero. Mechimi me afar dal me aspo yarime viol. Per farlo sedere tra i nobili del suo popolo. Le hoshivi imne divim imne diveamo. Trasforma la donna sterile in una gelosa madre di figli. Alleluia. Moshivi akere tabai em habanim semecha alleluia. E tutte insieme cantiamo. Bezet Israel, mi Mitzrayim, Bet Yaakov me'am lo es, Haita Yehuda le kodesho. Mi sentite? Sì. Israel, mam shelotav, Hayamra vayanos, Hayarden isole achor, הערים רקדו חילים, גבעות כבני צאן, מלך הים כי תנוס, הירדן תיסוב לאחור, הערים תרקדו חילים, גבעות כבני צאן, מן לפני אדון, חולי ארץ, מלפני אלוהי יעקב, ההופכי הצור אגב מים, חלמיש למינו מים. 115. Non per noi, Hashem, non per noi, ma per il tuo nome, da gloria, per la tua bontà, per la tua verità. Perché dovrebbero dire le genti? Dov'è dunque il loro Dio? Ma il nostro Dio è su nei cieli e fa tutto ciò che vuole. Lolanu Adonai, Lolanu, ki leshimcha ten kavod, al chasdecha, al amitecha. Lama yomru agoyim, hayena Elohehem, velohenu bashamayim, kol asher chafetz asa, atzabehem, kesev vezahav, masa yedei adam, pelahem, velo yedaberu. עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא יריחום, ידיהם ולא ימישום, רגליהם לא יהגו בגרונם, כמוהם יהיו עושיהם, כל אשר בוטח בהם. E qui tutti insieme con tanta cavana. ישראל בטח באדוני, עזרם ומגינם הוא. O Israele, confida in Hashem. Hashem è il nostro aiuto, il nostro scudo. Bet Aharon, bitchu Adonai, Ezram umaginam hu. Ir e Adonai, bitchu Adonai, Ezram umaginam hu. Adonai zecharanu yevarech, yevarech et bet Israel, yevarech et bet Aharon. יברך יראי אדוני, הקטנים עם הגדולים, יוסף אדוני עליכם, עליכם ועל בניכם, ברוכים אתם לאדוני, עושה שמיים בארץ, שמיים לאדוני, והארץ נתן בני אדם. לא המתים יהללויה, ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. Riprendo qualcheduno, Hashem si ricorda di noi, benedica, benedica la casa di Israele, benedica la casa di Aaron, benedica coloro che temono Hashem, i piccoli con i grandi. Vi accresca Hashem. Voi, i vostri figli, siate benedetti da Hashem, creatore del cielo e della terra di cui abbiamo appunto parlato oggi. I morti non lodano Hashem, né tutti quelli che scendono nel regno del silenzio, ma noi benediremo Hashem da ora e per l'eternità. 116.
Io amo Hashem perché ascolta la mia voce, ascolta le mie suppliche. Come porge il suo orecchio a me, così io lo invocherò tutti i giorni della mia vita. Mi hanno cinto i lacci della morte, le angustie della tomba mi avevano raggiunto. Sventura e dolore mi erano toccati in sorte. Allora ho invocato il nome di Hashem. Oh Hashem, salva la mia anima. Hashem è pietoso, è giusto. Il nostro Dio è pieno di amore. Custodisce le anime semplici. Io ero caduto in basso e Hashem mi ha salvato. Torna, oh anima mia, alla tua serenità, poiché Hashem ti ha ricompensato. Tu hai sottratto la mia anima dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, il mio piede dalla rovina. Camminerò davanti ad Hashem nelle terre della vita. Ho fede, anche quando dico, soffro molto. Dicevo nel mio turbamento, ogni uomo è fallace. In che modo potrò ripagare Hashem per tutti i suoi benefici in mio favore? Alzerò il calice della salvezza, invocherò il nome di Hashem, adempirò i miei voti ad Hashem alla presenza di tutto il suo popolo. Grave è agli occhi di Hashem la morte dei suoi devoti. Grazie. Hashem, poiché io sono il tuo servitore, nel nostro caso la tua servitrice, sono la tua servitrice, figlia della tua ancella, hai sciolto le mie catene. Ti offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il tuo nome. Adempirò i miei voti alla presenza di tutto il popolo, nei cortili della casa di Hashem, in mezzo a te, Gerushalayim. Alleluia. Leggiamolo insieme in ebraico. Uftezain 116. Ahavti kishma Adonai et koli tachanunai. Kita osnoli uviamai ekra. Afafuni hevlemavi. Unzaresh ol mezzauni. Tzara veyagonem tza. Ufshem Adonai ekra. Anna Adonai malta nafshi. Chanun Adonai vetzadik veloheinu merachem. Shomer petaim Adonai daloti veli Yehoshia. Shuvi nafshi limnuchaychi, ki Adonai gamal alaychi, ki chilatzta nafshi mimavet, et eini min dimah, et ragli midechi, et halech lifnei Adonai bearzot hachaim, he'emanti ki adaber, ani aniti meod, ani amarti bechofzi, kol adam chozev. Ma ashiv l'Adonai, kol talmonoi alaychi, c'è anche la canzone, vabbè. Cosse suote sau shem Adonai ekra, ne darai l'Adonai ashalem, ne gdana lecholamo, yakar bene Adonai hamavta lachasidav, anna Adonai, ki ani avdecha ben amatecha, pitachta lemoserai, lecha esbach zevach toda, uvshem Adonai ekra, ne darai l'Adonai ashalem, ne gdana lecholamo, bechatzrot bet Adonai, betochechi Yerushalayim aleluya. הללו את אדוני כל גוי, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו ואמת אדוני לעולם הללויה. Guardate questo perek, due psukim fortissimi. Lodate Hashem, o genti tutte le genti del mondo, esaltate tutte le nazioni del mondo, poiché è stata immensa verso di noi la sua bontà ed eterna è la verità di Hashem. Presto, amen. Tutto il mondo riconoscerà. Am Israele. 118, ultimo perek di oggi. Odu l'Adonai Kitov, Yomar na Israel, Yomruna bet Aharon, יומרונאי ראה אדוני, מן המצר קראתיה, ענני במרחביה, אדוני לי לא ירא, מה יעשה לי אדם, אדוני לי בעוזרי, ואני אראה בשונאי, טוב לחסות באדוני, מבטוח באדם, טוב לחסות באדוני, מבטוח בנדיבים,
Col goyim se vavuni beshe madonai chiaminam. Sabuni gam se vavuni beshe madonai chiaminam. Sabuni hidvorim doachu keshkotzim beshe madonai chiaminam. Dacho dechitanin impol vadonai azarani. Ozi vezimratia vaihi vidishua. Col rina vishua. Adonai, o sahai, yemin Adonai, romema, yemin Adonai, o sahai, lo amut, yehye, va a saper maaseya, yasor israniya, velamavet lo netanani, pitruli share tzedek, avovam, odeya, zehashar l'Adonai, tzadikim yavouvo. Odecha ki ani tani vateiri di Yeshua even masu habonim haita lerosh pina me'et Adonai haita zot hi niflat be'enenu ze hayom asa Adonai nagila venismecha bo. Anna Adonai Hoshiana, Anna Adonai Hatzlichana. Baruch haba b'shem Adonai, berachnuchem mibet Adonai, el Adonai vayaer lanu, isru chag ba'avotim, ad karnot hamizbeach eliyata, veodeka Elohai aromemeka, hodu l'Adonai ki tov, ki le olam chasdo. Amen ve'amen, ragazze. לעילוי נשמת אבי מורי רבי ישוע בן עזרא, לעילוי נשמת אחותי מרים בת רחל ויהושע, לעילוי נשמת ראובן בן ציפורה, לעילוי נשמת כל הנפטרים על קידוש השם, שחרפו נפשם על קידוש השם, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, יהי זכרם ברוך, השם ייקום דמם, אמן כן יהי רצון. 122 רגצי. זכות הרבי מלך המשיח יגן עליי, על כל עם ישראל ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שיר המעלות לדוד. שמחתי באומרים לי, בית אדוני נלך. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. ששם עלו שבטים שבטיה עדות לישראל להודות לשם אדוני. כי שמה ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבי, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך, למען אחי ורעי, אדברה נא שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך. רפואה שלמה ומושלמת לכל חולי עמך ישראל, לכל החיילים, לכל כל אחד ואחד מעם ישראל, מהפצועים, מהנפגעים, מהסובלים ממחלות, שהשם יביא להם רפואה שלמה ומושלמת בקרוב. זכות הרבנית הצדקנית תגן עליי ועל כל אוהביי ועל כל עם ישראל ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שינטו ונטיטרה. שיר המעלות, אליך נשאתי את עיניי היושבי בשמיים. הנה, כעיני עבדים על יד אדוניהם, כעיני שפחה על יד גבירתה. כן, עינינו אל אדוני אלוהינו עד שיחונן. חוננו אדוני חוננו כי רב שבענו בוז, רבה צבעה לנפשנו, הלג השננים, הבוז לגאוני. Oggi in modo straordinario, eccezionale, la lezione ha durato più del doppio, cioè, dice, sì, ma no, un quarto, sì, un'ora, no, non doppio, ma una volta e mezza, perché abbiamo dovuto giustamente riprendere dall'inizio. Abbiamo fatto uno sforzo tutte particolare, che questo sforzo sia considerato come un sacrificio nel Beit HaMikdash e che possa espiare tutti i nostri peccati e possa Hashem usare il Midat HaRachamim e non il Midat HaDin e venirci incontro e avere pietà e misericordia per tutti noi dove ci troviamo e soprattutto per coloro che si trovano in Eretz Israel e soprattutto per i nostri soldati che sono entrati adesso dalla
nella gola del lupo, del leone, a casa, che Hashem mi protegga uno a uno. Amen. Che di razzon. Grazie. Hazak Baruch. Hazak, hazak, hazak. Un attimo, ragazze.